Massimo su Mussomeli, vedi. Buonasera, siamo con Nino Farassica. E allora, una prima impressione su Mussomeli? Era meglio di come me l'immaginavo, perché me la immaginavo mussumolesca, un po' così, antica, moderna, sul stile rocco barocco, stile Liberty, stile Wonder, un po' stile Wonder. Steve Wonder. E allora, l'hai iniziato nell'85 con una trasmissione cult, Quelli della Notte. Caldo. Freddo. Faceva freddo. Faceva freddo. D'inverno. E ora si parla tanto di reality. Come mai non ci sono più idee, non ci sono più format? Come non ci sono? È pieno di format, non ci sono più... Eh no, invece sono belle queste trasmissioni qua, i reali. Io per esempio li vedo tutti, me li vedo tutti. Chi voterà per i prossimi mondiali di calcio? Grande Fratello. Ma nella vita reale, Terence Hill, con cui ho lavorato in Don Matteo... Sto lavorando con Don Matteo, non sa parlare... Steppi. Non sa ancora parlare l'italiano. No, lui è stato 30 anni in America, per cui come tutti quelli che stanno in America e parlano questa lingua così, vengono un po' condizionati e resta un po'... parla benissimo, anzi parla correttamente, però c'è un leggero ricordo. Remember? È come io che faccio un carabiniere siciliano, non si sente che sono siciliano perché da molti anni che sto a Roma, il mio accento è così, al 70% non si sente, all'80% si sente. Calcoli. Sembrerebbe uno di Bolzano. È Baffetto forse che lascia. Brava. Però le sembianze sono nordiche. Brava. Si stava meglio quando si stava peggio, oppure i sogni aiutano a vivere? È meglio in un'isola deserta. Al cinema quest'anno ha visto Cinepanettone di Boldi, De Sica o Pieraccioni? No, io purtroppo questi li ho visti, ho comprato la cassetta dai marocchini, sì. Ed era in versione marocca. e mi è piaciuto molto. Infatti poi sono andato al cinema a vederli tutti e tre, perché contemporaneamente in una multisala c'è un mio amico che abbiamo scavato, abbiamo fatto un marchingegno particolare, abbiamo scavato un buco e si sbirciava un film mentre qua facevano un matrimonio alle Balanas, e qua ho visto Natale in crociera e di qua la moglie è bella, bellissima. Allora lei è siciliano, abbiamo no avuto... bravo. Abbiamo avuto tanti comici in passato, si pensi a Franco Franchi, Ciccio, esatto, Michele Foresta, attualmente Ficarra e Picone. Quindi questo significa che Mengacci. Nonostante insomma i problemi, i siciliani sono un popolo che sanno ridere, insomma. Che fanno ridere? Perché è la disperazione. No, fanno ricevere, ma... Siamo tanti, ma diciamo che siamo tanti perché la Sicilia c'è anche una zona di ozio. Io per esempio, io però parlo per me, perché non riconosco questi ragazzi. Io per esempio ho imparato a fare il comico durante la disoccupazione. A me la disoccupazione, mentre io ero disoccupato, in realtà stavo facendo la palestra, imparavo a dire le cazzate. È vero che lei insomma si vorrebbe contrapporre a Beppe Grillo e ha proposto di privatizzare la mafia? No. Quando? Sì. No. Una domanda. I suoi baffi seguono la moda oppure sta diventando calvo sotto il naso? Allora, io in realtà questi sono baffi veri. Perché io purtroppo ho una malattia, una dispersione fumetica della pelle. Quindi... Io non, questi non sono veri, sono finti. I capelli in realtà, questi che sembrano capelli, io sono totalmente calvo, però sono molto peloso nella schiena. Allora, mi sono cresciuto di pelo della schiena e li ho fatti... Un riporto. Li ho riportati e questi sono, diciamo, i capelli della schiena che poi girati da un manicure mi sono rimasti questi. E allora, qual è il paese più lungo d'Europa? Amsterdam. Non era l'Ungheria? No, è la nazione.
Va bene, allora un saluto agli amici del Castello Incantato. Un saluto dagli amici del Castello Incantato. Questa parola castello già mi piace, perché io sono testimonial, è un fatto anche affettivo, delle camicie castello, che sono, siamo proprio castello, però la speciale, no, adesso sto parlando seriamente, è che sono prodotti siciliani, comunque ammiro voi che avete iniziative, vi inventate le cose. Complimenti agli amici di Castello Incantato. Ci seguiranno, è vero? Mi sintonizzo, mi www. Thank you.